Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andare oltre al proprio limite. Nel Vangelo odierno, di questo venerdì della prima settimana, il Signore ci esorta a superare i propri limiti, andare oltre. Quando dice così: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, quante volte diciamo che siamo cristiani perché andiamo a messa ogni domenica. Diciamo che siamo cristiani perché ogni tanto preghiamo la corona del rosario. Perché ogni tanto mi ricordo che il Signore esiste e quindi dico un Ave Maria, un Padre nostro. Però questo non ci entra niente con la mia vita. Questo non ci entra niente con le mie scelte, con le mie relazioni. Il Signore oggi ci esorta a superare tutto questo, a uscire da questa mentalità che sono nata così, che sono fatta così, e a credere nella realtà, nella verità. Noi siamo nati per il cielo, noi apparteniamo a Dio e noi siamo chiamati a una vita santa, alla santità. Lui stesso ha detto: siete santi perché il Padre vostro è santo. Quindi è Lui che ci chiama alla santità, e se Lui ci chiama, ci dà anche l'arma per lottare contro le inclinazioni, per superare i nostri difetti, per far sì che tutto ciò che è umano sia direzionato verso il divino. E vogliamo sì arrivare a quella unità che Paolo è arrivato, di dire: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Non c'è più dissonanza tra io e la preghiera, ma una cosa sola. Nelle mie scelte devono riflettere l'amore di Dio, la scelta di Dio. Devo profetizzare Dio con la mia vita. Tu, come reagisci dinanzi ai tuoi difetti? Ti accontenti di quello che sei o cerchi di migliorarti sempre di più? Che oggi possiamo meditare su questo. Quali sono i punti della nostra vita che bisogna essere toccato dalla misericordia di Dio perché io possa avere misericordia verso gli altri, possa essere toccato dalla carità di Dio perché nel mio parlare, nel mio agire io agisca con carità verso l'altro, toccato dalla grazia del Signore, del perdono, perché a questo perdono, riconoscendo che il Signore mi ha perdonato e continua a perdonarmi, io possa perdonare chi mi ha offeso. Io possa pregare per i miei nemici. È questo che il Signore chiede da te oggi, che tu possa dire: io devo superare i miei limiti, io devo andare oltre, perché il Signore non mi chiama a questo che siamo oggi, ma ci chiama ad essere sempre di più Cristo in questo mondo. Chiediamo allora in questa giornata che lo Spirito di Dio plasmi i nostri cuori, perché possiamo sempre di più riconoscere quello che Dio realizza in noi, perché possiamo anche noi annunciare e profetizzare per il mondo quest'amore. Ti auguro ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.